Eccoci qua in diretta ancora con un'altra faccia, altra persona, altro ospite. Buongiorno. Buongiorno a te Filippo e buongiorno ai nostri telespettatori e amici qui. Che ci stanno sentendo anche. Tony Giuffre, parla più vicino al microfono. Tu sei bello grande e grosso, però hai la voce. Vediamo. Ecco. Buongiorno. Buongiorno. Eccolo là. Adesso sì. Allora, con Tony Giuffre parliamo di questa gran serata, questo gran galà dell'acconciatura unisex Moda sotto le stelle. Lo scorso anno, questa è la seconda edizione, sì, no, la Tony? Seconda. Oh, lo scorso anno grande successo, quindi una serata magnifica, voglio dire, è andato tutto perfetto. E adesso vediamo cosa ci proponete quest'anno, Tony. Quest'anno sarà un pochettino nell'impostazione diversa. Intanto vorrei ringraziare il gruppo dei colleghi, più che gruppo dei sei amici al bar. Abbiamo deciso non di cambiare, ringraziando sempre il GAR, il gruppo. Scusami Tony, vieni più vicino a me, ecco, grazie, scusami così, ecco. Il gruppo acconciatori Regini, che ci hanno dato una mano l'anno scorso. Quest'anno abbiamo deciso di fare un'altra esperienza e di confrontarci con altri gruppi, cosa che era dall'inizio, da quando è nato il GAM, di fare, confrontarci con altri gruppi. Quindi vorrei ringraziare il gruppo dei sei amici al bar, che stasera si faranno una bella esibizione con acconciature e balli del Settecento. Quindi acconciature e balli, questi sono sei, sì. Amici, ma sono sei veramente? Sì, sono sei. O quattro amici al bar? Sono sei. Quindi questi ragazzi di Reggio Calabria che ci presentano le loro acconciature più balli del Settecento. Quindi questa è una novità, con inserita. I vestiti della Camera d'Arte, del CRAM, Camera d'Arte Regionale Calabria, e con scenografia di René Bruzzese. Oh, questa la novità inserita quest'anno in questa gran serata, naturalmente. E in più ci sarà, per allietare la serata, il gruppo dance Etoile Dance di Roberta Falcomatà. E poi ci sarà anche una cantante, Vittoria Fontana, per allietare la serata. Mi ha arricchito di tante, tante novità quest'anno, questo il GAM. Allora, questo, parliamo un attimino del GAM, no? Questi ragazzi, insomma, questi voi tutti quanti che vi siete uniti. Posso cogliere l'occasione per ringraziarli a uno, Angelo, Annalisa, Brunamanti, Christine, Giovanni, Raffaele. Tutti che hanno messo anima e corpo, sacrificando anche sia il lavoro che la famiglia, e anche Elisa, per poter presentare al meglio la manifestazione con i nostri lavori, le modelle. E soprattutto vorrei ringraziare tutti gli sponsor che verranno nominati stasera, perché senza gli sponsor naturalmente non potevamo arrivare, visto, e poi, questo periodo di crisi che c'è, no? Quindi. Esatto. E vorrei ringraziare Gianni Foti, perché gli abiti della sfilata cerimonia casual sono di Gianni Foti. E poi c'è, per chiudere il clou della serata, con abiti da sposa dell'atelier Bianchi Avorio di Franco Catona. Quindi un ringraziamento va a loro. Ecco. Insieme a tutti gli sponsor che poi nomineremo nel corso della serata. Certo, nel corso della serata si nominerà tutte le persone che hanno partecipato. È giusto dirli, li vorrei nominare adesso, però non è possibile per questione di pubblicità, giustamente. Esatto, non è possibile. Esatto, l'avremmo voluto fare anche noi, però purtroppo ci sono delle regole che dobbiamo rispettare. Allora Tony, vi vedo un poco affaticati, naturalmente, cioè nel senso, non è facile organizzarla. No, questa è stata pesante. Quest'anno anche il caldo, insomma, poi tutta una serie di circostanze, un pochettino di problematiche che sono sorte. E grazie anche un ringraziamento al sindaco Giuseppe Meduri, abbiamo risolto, quindi pronti per la partenza naturalmente. Dai, i problemi ci sono chiaramente, però voglio dire, poi con la collaborazione un po' di tutti quanti si riesce. Poi tu, che sei un tipo, tu come tutti gli altri, un tipo meticoloso, no? Perché le cose vanno fatte per bene, o si fa una cosa bene oppure sì, meglio non farla. E voi ci avete naturalmente provato, ci state provando anche quest'anno, visto il successo dello scorso anno. Sì, quest'anno proprio ci siamo impegnati ancora di più. Un ringraziamento che me l'ero scordato anche a Mariangela Zaccuri, che sarà la presentatrice della serata.
Ecco, Mariangela Zaccuri, una ragazza, anche questa è una novità, naturalmente si cambia ogni anno, è bello con le esperienze. Non fare, no? Sempre le stesse cose, esatto. Portare delle novità. Si cambia, come certo. Riportiamo questa sera nei lavori che andremo a presentare. Allora, ricordiamo che si svolge questa serata all'anfiteatro della Villa Comunale a Benito Portosalvo, no? Sì. Quindi con verso inizio. Le 20:30 e poi ci sarà anche fine serata un buffet di dolci, ma qua lo devo dire, Pippo, perdonate, mi assumo le responsabilità, offerto dal Crystal di Demetrio Latella. Lo salutiamo. Demetrio, una grande persona, quindi eccezionale, sempre disponibile. Ma anche no? Perché come tutti quando siamo andati ha aderito con entusiasmo, perché sono cose, manifestazioni che ci vogliono per rialzare un pochettino anche il nostro paese. Allora, Tony, nello specifico il GAM questa sera che compito ha sul palco? Allora facciamo un'uscita, mi fai dire tutto, Pippo? Vabbè, accenniamo qualcosa. Facciamo due uscite, una sempre maschio e donna, chi presenterà un taglio trend e chi casual, e chi le due donne che saranno in pedana, le due stiliste, presenteranno delle acconciature linea elegante. Vabbè, comunque adesso tanto per accennare, per dire insomma, sempre il programma abbinati con i vari vestiti. I vari vestiti, bellissimo. Ricordiamo che c'è anche l'uscita con i abiti da sposa, sì. Con le modelle, insomma. Ogni acconciatura è abbinata all'abito, ogni acconciatura. Ai colori anche del. Ai colori della. Quindi questa è una cosa che è una grande serata, no? Naturalmente che voi avete voluto ripetere. Visto il successo dello scorso anno, abbiamo lottato anche, avete lottato anche con le difficoltà, sì. che sappiamo in questo momento, era peccato non farla, sì, peccato quindi non farla, ma infatti ci siamo impuntati, dici no, la dobbiamo fare la dobbiamo fare a tutti i costi, tutti i costi. Quest'anno deve andare proprio a farla, poi un altro anno Dio vede e provvede. Vabbè, fino a un altro anno, intanto voglio dire, le cose che funzionano, secondo me, a mio modesto parere, vanno sempre ripetute, magari migliorandosi, no? Migliorandosi, però avere anche l'aiuto. L'aiuto che diciamo sostanziale. Tony è un po' arrabbiato, però magari poi dopo la serata. Ci aspettavamo qualcosina in più. Vabbè. Non a livello economico, ma a livello di collaborazione. Esatto. Vabbè, comunque, a prescindere da questo, voglio noi dire. Noi piace fare le cose per come giusto siano fatte. Conoscendoti poi, insomma, quindi sei un tipo molto preciso. Ci siamo attenuti ai regolamenti. Bisogna attenersi anche ai regolamenti. Un invito, Tony, un invito alla gente che ci sta ascoltando, perché è tantissima la gente che ci segue, un invito perché la gente questa sera deve immancabilmente essere presente. Venite. Perché, credetemi, non ve ne pentirete. Ecco, perché non deve perdersi questo grande spettacolo. Sarà una serata fantastica sotto tutti i punti di vista, di divertimento, di moda, di acconciature, bellissimo. No, vedo che Tony prima di andare in diretta si è messo gli occhiali perché la tensione. Sono un pochettino anche stanco, emozionato. Stanco, siamo stanco. Andati a letto alle 2, quindi alle 2. Alle 2. Vabbè. Io capisco che questa sicuramente è grande tensione da parte vostra, perché ci tenete a fare bene come lo scorso anno, quindi, sì. Perché c'è tanta gente sicuramente, quindi volete fare bella figura e far divertire la gente, insomma, esatto. Che viene. Sì. Se vuoi aggiungere qualche altra cosa, Tony, io non saprei altro cosa chiederti, perché insomma poi devo chiederti nello specifico lo spettacolo, no, però dici meglio venire a vederlo, quindi non so se quindi vuoi aggiungere un ringraziamento a tutti. Ripeto, gli sponsor, a tutti i miei colleghi del GAM, Angelo Nocera qui che mi sta facendo proprio, mi sta riprendendo. Basta, Angelo, vuoi venire tu? Angelo, vuoi venire a fare un salutino? Ti possiamo invitare? No. C'è già lui che ha fatto i saluti ed è giusto che li fa lui. Li fa lui, però lui ci sta riprendendo anche con il suo. Quindi ringrazio tutti. Lo posteremo, vero? Lo posteremo su Facebook. Soprattutto. Andrà subito su Facebook. Ringrazio soprattutto te, Filippo, tutta Radio Studio e Telemelito, perché è in collaborazione
con Telemeli del Radio Studio 95, nelle persone Filippo Pelicone, Giovannino, Bruno Taverna, tutta l'equipe. Il nostro direttore è Bruno Taverna, che è sempre... C'è Dario, tutto lo staff. Vabbè, i nomi in questo momento è facile dimenticarli, però voglio dire, quando dice tutto lo staff. Un ringraziamento a tutti voi. Sì, sì, noi vi seguiamo perché abbiamo visto anche dallo scorso anno che la manifestazione ne vale veramente la pena. Noi saremo presenti con le nostre telecamere. Abbiamo accettato anche il vostro invito. Vi ringrazio che siete venuti, anche perché la gente magari ci chiede chi meglio di voi può spiegare bene come funziona questa gran galà dell'acconciatura unisex moda sotto le stelle, uno spettacolo, giusto? Tu lo puoi confermare, ecco. Lo confermo, sì, perché lo scorso anno è stato eccezionale. Non quest'anno te l'aspettavi neanche tu lo scorso anno? No, sinceramente, guarda, sai, non è facile organizzare uno spettacolo, te lo dico, Tony, sinceramente, non è facile organizzare uno spettacolo per fare il taglio dei capelli, l'acconciatura, sai, magari può essere fastidioso per la gente che è lì a vedere, mentre voi lo avete arricchito veramente, perché siete dei professionisti e vi faccio veramente i complimenti in diretta tutti quanti, siete dei professionisti veramente che avete coinvolto la gente anche lì mentre facevate le acconciature, le modelle, voglio dire, e quindi la gente non si è annoiata. Io vi faccio veramente i complimenti perché siete stati professionisti. Quest'anno saranno questa sera coinvolte ancora di più con delle sorprese. Ancora di più con delle sorprese, quindi non svegliamo. Perché il pubblico sarà partecipe al nostro evento. Oh, questa è un'altra chicca, insomma, della serata, quindi voglio dire, bene, quindi anche il gruppo sarà partecipe, quindi io già immagino, ecco, quello che può essere, però non voglio anticipare, non voglio dire nulla, poi vedremo questa sera. Niente, Tony, io vi faccio un grosso in bocca al lupo a te, a tutto lo staff, il GAM, che siete ragazzi eccezionali, veramente siete speciali. Venite, ci stanno vedendo da Reggio Calabria, da Fiumara, da Caolonia, ecco, l'invito è quello di venire a non perdere questo spettacolo. Vi aspettiamo. Ok, grazie Tony, grazie. Grazie Angelo che dall'altra parte ci sta riprendendo, naturalmente verrà postato, dove lo possiamo vedere? Ecco, Facebook, quel profilo, Tony Giuffre, lui il capo, insomma, no. Nel senso buono, voglio dire. Dal gruppo Gamma, quindi ecco, allora questa diretta insieme a Tony Giuffre, Radio Studio 95, che noi già l'abbiamo ripresa con le nostre telecamere e la manderemo in replica, sì. Questo andrà in replica nel corso della giornata, questa nostra intervista, e quindi poi anche voglio vedere Angelo, voglio vedere come hai ripreso poi Angelo, mi raccomando. Se... prima di mandarlo te lo faccio. Ecco, mi raccomando. Va bene, grazie Tony. Va bene, grazie. Allora, mi raccomando, questa sera, ore 21, Anfiteatro, Villa Comunale, Melito Portosalvo, GAM, Gruppo Acconciatori Melitesi. Ecco, per questa seconda edizione del Gran Galà, Acconciature Unisex, Moda Sotto le Stelle. Grazie a tutti, tra qualche minuto noi ci ritroviamo per i saluti. Ok.